Allora, la prossima volta faccio un video di 8 minuti in cui sto zitto e voi nei commenti mi mettete in bocca quello che vi pare. Facciamo prima. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per spiegare il mio video post partita di Lazio-Empoli perché a quanto pare molti non lo hanno capito. Non so se sono stato io a comunicare male e a non farmi capire oppure se siete stati voi a non capirmi. Tra l'altro ho ricevuto anche diversi messaggi su WhatsApp da parte di alcuni amici della Lazio che hanno criticato il mio video. Non ho risposto a nessuno perché in questi giorni ho avuto veramente tanto da fare. Veramente tanto da fare. Io questa mattina mi sono svegliato e avevo 28 chat di WhatsApp ancora da leggere. Attenzione, non 28 messaggi, 28 chat di WhatsApp ancora da leggere. Non ho avuto il tempo di rispondere a tutti, chiaramente non 28 chat inerenti al video. Faccio anche altre cose nella vita, però non ho avuto il tempo di rispondere a tutti quanti. Appena lo avrò, lo farò, ok? Ve lo assicuro, ve lo prometto. Allora, voglio subito dire una cosa. Io nel video di domenica non ho mai parlato del gioco della Lazio. Non ho mai parlato di Tudor. In effetti, credo che la parola gioco non sia mai uscita dalla mia bocca. Credo che la parola Tudor non sia mai uscita dalla mia bocca. Eppure, nei commenti, ho trovato tanti di voi che scrivevano: ma come fai a criticare il gioco della Lazio? Ma come fai a criticare Tudor? 16 punti in 7 partite. Non ho mai, sono cose di cui non ho mai parlato nel video di domenica. Io nel video di domenica ho criticato unicamente e ferocemente l'atteggiamento della squadra. È diverso. Non ho mai criticato il gioco. In questo momento io non mi aspetto nulla dal gioco della Lazio. Mi aspetto molto dall'atteggiamento della squadra. È quello che mi delude e che continua a deludermi da inizio stagione, l'atteggiamento della squadra. Ammetto di aver utilizzato dei termini un po' esagerati, ok? Tornassi indietro, non direi, per esempio, mi vergogno di aver vinto in questo modo. Non lo direi. Ammetto di aver esagerato, ammetto anche che quella di domenica sia stata una giornata molto provante, molto provante. E indipendentemente dalla partita, io ho registrato il video alle 10 di sera, appena l'ho pubblicato sono crollato, ho dormito 11 ore, io mi sono svegliato alle 10 di mattina del giorno dopo, ok? Quindi è stata una giornata provante e questo sicuramente ha condizionato il mio modo di esprimermi in quel video, ok? Ho utilizzato quindi termini un po' esagerati, però i concetti io li confermo, cioè i concetti li confermo. Per me l'Empoli ti ha preso a pallonate, perché se Mandas è stato il migliore in campo per distacco sugli altri, vuol dire che l'Empoli ti ha preso a pallonate e Caprile ha fatto una parata e mezzo. Ok, lo confermo, come ti ha preso a pallonate all'andata? Perché adesso ci arriviamo, no? Molti mi hanno scritto, ma com'è possibile che tu nell'ultimo periodo sia così critico nei confronti della Lazio? No, non è nell'ultimo periodo, ragazzi. Io sono sempre stato molto critico nei confronti della Lazio. E andatevi a rivedere il post partita mio di Lazio-Cagliari. Ero incazzato nonostante la vittoria. Nonostante i 3 punti, io ero incazzato nero perché non mi era piaciuto l'atteggiamento della squadra in una partita importante come quella, che ti ha portato a rischiare di prendere il gol dell'1-1 al 90° da Pavoletti in 10 contro 11. Quindi io sono sempre stato molto critico sull'atteggiamento della squadra da inizio stagione. Che cos'è che mi fa arrabbiare così tanto? Innanzitutto questo paragone continuo, questo paragone stucchevole tra allenatori. C'è gente nei commenti che mi addita come vedova di Sarri. Io nel video non ho mai parlato di Tudor.
perché c'è gente nei commenti che mi dà della vedova di Sarri, quando credo di aver criticato Tudor una volta da quando è arrivato, dopo Monza. Ho criticato Tudor una volta da quando è arrivato, per la formazione iniziale e per i cambi di Monza. Per il resto, mai criticato Tudor, mai parlato negativamente di Tudor, però c'è gente nei commenti che continua a portare avanti questo paragone stucchevole tra allenatori, non capendo che il focus deve andare su altre problematiche. Il focus deve andare su altre problematiche. La Lazio quest'anno ha buttato al vento una qualificazione in Champions per l'atteggiamento ridicolo della squadra in più e più partite distribuite all'interno del campionato. Cioè, Lazio-Empoli di domenica è identica a Empoli-Lazio di dicembre. Identica. Sono state due partite identiche, con allenatori diversi, moduli diversi, modi di giocare diversi, ma con gli stessi giocatori in campo. Sono state due partite identiche, vinte immeritatamente dalla Lazio, sia all'andata che al ritorno, con un Empoli che sia all'andata che al ritorno ha creato molto di più. Però, dopo la partita dell'andata, critiche su critiche. Al ritorno si parla dei punti, e si porta avanti questa narrativa dei 16 punti in 7 partite. Ci dimentichiamo però che la Lazio ha già fatto 16 punti in 7 partite in questo campionato. Lazio-Cagliari, Verona-Lazio, Lazio-Inter, Empoli-Lazio, Lazio-Frosinone, Udinese-Lazio, Lazio-Lecce. 16 punti in 7 partite, quindi la Lazio ha già dimostrato, con un calendario abbordabile come quest'ultimo, ha già dimostrato di poter fare 16 punti in 7 partite. È il come. È il come. Però il come viene evidenziato a dicembre-gennaio, non viene evidenziato adesso. Adesso sembra che i punti contino di più rispetto all'atteggiamento della squadra, che è vergognoso adesso ed era vergognoso a dicembre. A me dà fastidio quando nei commenti mi mettete in bocca cose che non dico. Cioè, cose che non ho detto, come per esempio la critica al gioco della Lazio, la critica a Tudor, mai fatta in 8 minuti di video, mai fatta. Nei commenti però tutti scatenati su queste cose. Allora, la prossima volta faccio un video di 8 minuti in cui sto zitto e voi nei commenti mi mettete in bocca quello che vi pare. Facciamo prima, mi risparmio fiato e preparazione del video. Mi risparmio tutte queste cose. Sto zitto e voi mi doppiate. Nei commenti mi doppiate. Facciamo prima. Invece no. Io penso di esprimermi bene in italiano, al contrario di molti altri su questa piattaforma che invece parlano a versi. No, io penso di essere un buon comunicatore. Eppure c'è gente che non vuole capirmi. E a me questa cosa dà fastidio. Ammetto che dà profondamente fastidio, ok? Quindi vi chiedo di attenervi a quello che dico nei video e non di andare off topic facendomi passare per quello che non sono, ok? Grazie. Nei prossimi giorni farò video in cui cercherò di spiegarmi ancora meglio, ok? Cercherò di spiegarmi ancora meglio. Mettete un like se il video è piaciuto e tutte le cose che dico sempre.